Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Fra le Torte di Store. Benvenuti se siete nuovi iscritti. Io sono Davide, con me il mio piccolo assistente Jason. E oggi siamo qua con una nuova recensione che vede protagonista Batman direttamente dal film The Flash, targato Bandai, con questa nuovissima SH Figures del nostro Michael Keaton. Allora, questa è la scatola, classica scatola Bandai, quindi piccolina. Davanti abbiamo una piccola finestra dove andiamo a vedere parzialmente il contenuto. Sulla costina abbiamo il nome del personaggio, il nome del film, un'immagine dell'action figure e dietro alcune immagini dell'action figure con i suoi accessori. Bene, direi di non perdere altro tempo e andare subito a fare la recensione. Ok, eccoci con la action figure fuori dalla scatola. Diamo un'occhiata all'altezza e siamo a 15,5 cm. Ok, allora partiamo dal volto. Abbiamo gli occhi, la bocca. Direi che la bocca è fatta abbastanza bene, ricorda molto il nostro Michael. Poi abbiamo la maschera che non può muoversi, giustamente, può fare giusto un piccolo movimento destra e sinistra. E qui abbiamo le punte in gomma dura, sollevate, apertura delle braccia fino a qui, le punte in alto sono in gomma, quindi non c'è rischio di spezzarle. Possiamo ruotare ovviamente la spalla spostando il mantello. Abbiamo un piccolo butterfly joint. Poi abbiamo lo snodo sul gomito a sfera, che qui si vede poco grazie al pezzo in alto del braccio, ma internamente si vede bene ed è secondo me una cosa oscena. Poi abbiamo le punte in gomma, la mano può ruotare e muoversi, ovviamente abbiamo due pugni al momento. Poi abbiamo lo snodo qui sul petto, possiamo andare avanti e indietro. Abbiamo anche uno snodo qui dalla cintura che ci permette di muoverci appena appena, non tanto, comunque ci dà un movimento in più. Diamo un'occhiata allo stemma qui sul petto, direi ottimo, proprio quello del film originale. Apertura delle gambe fino a qui. Abbiamo lo snodo qui alla coscia che possiamo tirare in basso, che ci permette poi di fare movimenti più liberi e in caso lo rimettiamo a posto. La cintura è in gomma e non si può muovere, è fissata. Andiamo allo snodo sul ginocchio, questo non è male, devo dire la verità, se non a causa del colore più lucido rispetto alla tuta che stona un po'. Arriviamo ai piedi, che li trovo ben fatti, anche l'armatura qui sullo stinco ottima. Il piede possiamo muoverlo su e giù, ruotare appena appena in questo modo. E poi abbiamo lo snodo sulla punta del piede, ottimo. Dietro nulla da segnalare, abbiamo lo snodo come davanti e infine abbiamo il mantello in tessuto, un tessuto molto più nero del costume, modellabile qui nel bordo, quindi possiamo modellarlo. E qui abbiamo una tasca, chiamiamola così, dove andremo ad inserire i bastoncini per fargli fare la classica posa con il mantello aperto come quello del 1989. E questo è il nostro Batman. Allora, cominciamo con gli accessori. Abbiamo un paio di mani aperte, una destra e una sinistra, ovviamente. Un altro paio di mani per impugnare. Un altro paio di mani sempre per impugnare. Queste serviranno per i bastoncini citati poco fa.
E infine abbiamo un altro paio di mani aperte. Poi abbiamo la seconda testa di Keaton, senza maschera. E insieme abbiamo anche il pezzo del collo da inserire una volta messa la testa, così da andare a chiudere il buco che sicuramente si formerà togliendo la maschera. Poi abbiamo i due bastoncini che abbiamo menzionato prima, che andranno inseriti poi nel mantello. E infine abbiamo due batarang. Paragoniamolo con Batman e Flash, sempre dallo stesso film, ma targati McFarlane. In caso vi foste persi la recensione, la troverete in fondo a questo video. Ok, ecco sono le nostre valutazioni finali. Allora, premettendo quello che io penso della Bandai, ormai lo sappiamo tutti, però comunque io quando faccio le mie valutazioni sono sempre obiettivo, quindi anche in questa lo sarò. Allora, apparentemente di difetti gravi non ce ne sono, quindi è un action figure che per chi colleziona Bandai direi che ci può stare. I difetti che ho trovato che mi danno fastidio particolarmente sono gli snodi sul gomito, quelli quasi sempre, un po' come i piedi della Hasbro, stessa cosa. Poi ho trovato molto fastidioso il collo di questa action figure, le punte soprattutto, le punte che sono rialzate, non mi piace assolutamente. Sicuramente è dovuto anche al fatto del mantello in stoffa, quindi non potevano fare tutto unito, giustamente. Però queste punte che vanno verso l'alto, boh, mi hanno dato molto fastidio. E per quanto riguarda il volto della maschera, non è male, direi che ci sta. Anche le punte in gomma le ho trovate ottime, la maschera perfetta. Il volto di Keaton forse un po' debole, però vabbè, essendo una scala piccola ci può stare che non sia perfetto. Il mantello in stoffa l'ho trovato abbastanza funzionale, ottimo, molto bella la posa che abbiamo scelto con i bastoncini, quindi un punto a favore come accessorio, però un po' povera questa action figure secondo me di accessori. Hanno messo solamente due batarang e qualche mano. Potevano secondo me mettere anche il rampino, magari mettere qualcosa in più, anche se nel film magari non si vede, giusto come nostalgia del passato, non lo so, però secondo me è un po' povera come accessori. Vabbè, per quanto riguarda i snodi al ginocchio li ho trovati abbastanza buoni, l'unica cosa che mi ha dato un po' fastidio è la colorazione degli snodi, che è diversa da quella della tuta, un po' fastidiosa sta cosa. Una cosa che non mi è piaciuta assolutamente è il peg delle mani, per fare il cambio mani diciamo che è stato un po' faticoso, non tanto toglierle ma metterle. Diciamo che il peg è molto piccolino, in più si muove perché ha lo snodo del polso e quindi si fa un po' fatica a metterle, però vabbè. Bellissimi piedi, quindi nulla da dire sui piedi. E mi sento di consigliarla? No, io sinceramente non la consiglio come action figure di Batman. Al momento non dico che sia migliore la Best Kingdom perché non l'ho ancora avuta tra le mani, quindi non posso fare una comparazione tra le due, però al momento l'unica cosa che posso dire è che questa non l'acquisterei. Jason, che ne pensi? Ti è piaciuta? No, secco. Le Bandai neanche a me. Neanche a te piace? Da 1 a 10 vi do il voto 5-6. 5 e mezzo, dai. Sì, 5 e mezzo. Bene, detto questo, noi vi ringraziamo come sempre di averci seguito, ringraziamo tutti gli abbonati al canale che ci supportano, grazie mille a tutti e vi ricordiamo che qualora voleste potete abbonarvi al canale con l'apposito tasto abbonati qui sotto, oppure potete supportarci con i super grazie mettendo così in evidenza anche il vostro commento. Inoltre vi ricordiamo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciateci un like e un commento se questo video vi è piaciuto e seguiteci anche sui nostri social. Noi vi diamo l'appuntamento come sempre al prossimo video, sempre qui, sempre con me e sempre con Jason. Grazie mille e ciao a tutti. Ciao.